Carissimi amici e amiche del canale YouTube, rieccoci. Come vedete sono in aeroporto, stiamo tornando in Italia. È stata una trasferta bella dal punto di vista lavorativo, meno bella ovviamente per il risultato, un pareggio che lascia l'amaro in bocca a questo Milan, che naturalmente per le occasioni create doveva e poteva fare qualcosa in più. Bisogna trovare una soluzione, una chiave a questo problema del gol. Milan che in due partite ha totalizzato 0 gol, 0 reti, quindi tra il match contro il Newcastle e quello contro il Borussia Dortmund, un problema da risolvere. Prima di affrontare però e di analizzare insieme questa, diciamo, difficoltà del Milan nello sbloccarsi in Europa, vi invito ad iscrivervi al canale perché è molto importante crescere insieme come community, quindi iscrivetevi, è gratis, attivate la campanella, mettete like ai video e insieme cresciamo sempre di più. Dicevo, prima di affrontare insieme questa analisi dei problemi in attacco del Milan, del perché non si segna, volevo solamente farvi notare quanto sia particolare, per non usare altri aggettivi, il calendario del Milan. Il Milan è arrivato oggi, che è giovedì, a Milano, a Malpensa, nel pomeriggio allenamento di scarico e praticamente 48 ore dopo già deve giocare in casa del Genoa. Io mi chiedo se non si potesse fare qualcosa di diverso, se magari addirittura è stato fatto apposta, perché poi a pensar male, insomma, qualche volta non si sbaglia ed è un qualcosa di veramente, usiamolo pure questo termine, vergognoso. Una squadra come il Milan, che si sa gioca in Champions League, ha degli impegni importanti, ha delle partite in trasferta, è costretto a giocare 48 ore dopo essere atterrato in Italia. Perché c'è il problema che purtroppo qui in Germania alcuni aeroporti chiudono prima, quindi il Milan non ha potuto viaggiare nella serata di ieri, ha viaggiato questa mattina, è arrivato poco dopo l'ora di pranzo a Malpensa, nel pomeriggio all'allenamento e dopo 48 ore deve già scendere in campo, in trasferta tra l'altro, quindi deve affrontare un altro viaggio. Il Milan domani, già, per il Milan domani è già vigilia. Tra l'altro l'allenamento di oggi è solamente un piccolo allenamento defaticante, di scarico, non si può neanche chiamare vero e proprio allenamento perché la squadra non può provare schemi o comunque soluzioni tattiche dopo aver viaggiato tutto il giorno, dopo aver giocato ieri e quindi praticamente il Milan si approccia e si appresta a giocare al Ferraris contro il Genoa con un solo allenamento, quello di domani. Perché poi nella giornata di sabato mattina partirà per Genova e la sera giocherà. Calendario davvero vergognoso da questo punto di vista, tutela poco il gioco, la qualità del gioco e gli infortuni. Lo ha detto ieri Stefano Pioli in conferenza stampa, ha detto questo tipo di calendario va a rovinare la qualità del gioco, perché poi i giocatori magari sono stanchi, hanno affrontato i viaggi, le trasferte e va ad aumentare il livello degli infortuni. Quando si farà qualcosa per questi calendari e questi incastri tra Europa e campionato, sarà sempre troppo tardi. Detto questo, ragazzi, il termine vergognoso per i calendari è stato utilizzato anche dal sindaco Sala invece per il vincolo storico a San Siro. San Siro che non può essere abbattuto, San Siro che non può essere toccato, c'è questo vincolo riguardante il secondo anello. Un vincolo culturale, vincolo storico che vieta qualsiasi tipo di manovra su San Siro. E questo ha portato poi il Milan e l'Inter, soprattutto il Milan, perché il Milan che praticamente sta facendo qualcosa per trovare una nuova casa, una nuova sistemazione, piuttosto che l'Inter, a cercare altrove. Sappiamo che il Milan ufficialmente ha fatto un passo importante per lo stadio a San Donato Milanese, l'Inter dice di volerlo fare a Rozzano, ma per il momento sono solamente chiacchiere o idee, ma praticamente non si è ancora mosso in maniera concreta come lo ha fatto il Milan con un progetto vero, annunciandolo ufficialmente, facendo un comunicato, coinvolgendo anche il sindaco di San Donato Milanese. Quindi, secondo il sindaco Sala, è vergognoso che ci sia questo vincolo e che porta Milan e Inter ad andare via da San Siro.
Il sindaco poi si augura che almeno un club tra Milan e Inter potesse rimanere a San Siro. Tra i due club, io credo che l'unica possibilità sia che l'Inter possa rimanere a San Siro, perché il Milan ha già scelto. Si creerà una propria casa, una propria sistemazione, uno stadio totalmente a tinte rossonere, dove aumenterà il fatturato e i ricavi del club, perché solo da ricavi stadio il Milan otterrà dai 70 agli 80 milioni di euro in più all'anno, e quindi il Milan ha già la sua strada, l'ha tracciata la sua strada. Quello che farà l'Inter sinceramente non interessa al club rossonero. È chiaro che l'idea iniziale era rifare uno stadio nella zona San Siro, ma se non hanno fatto abbattere San Siro o comunque modificarlo in maniera pesante per costruire uno stadio accanto all'attuale San Siro, è evidente che qualcosa non ha funzionato nella politica milanese, è evidente che c'è stato qualche cortocircuito. Ora è inutile che il sindaco Sala parla di vincolo vergognoso, perché evidentemente è un qualcosa che si sapeva già da anni. A proposito di quello che è successo appunto a Borussia Dortmund Milan 0-0, riflettevo e rivedevo ancora una volta i gol sbagliati dal Milan. Olivier Giroud da solo davanti al portiere, Theo Hernandez, Rafa Leao, aggiungiamoci qualche tiro di Pobega, aggiungiamoci le due occasioni finali di Chukwueze. Ecco, abbiamo visto un Chukwueze un po' giù di morale, un Chukwueze innanzitutto nel mirino della critica, perché è un giocatore che è costato comunque tanto al Milan e per ora non sta incidendo. Bisogna dire che però c'è il compagno di squadra Adli, che è arrivato subito in soccorso dell'amico Chukwueze. Lo ha incoraggiato, lo ha sostenuto anche pubblicamente. Ha fatto un post sui social in cui ha scritto: "Il tuo momento arriverà, continua a lavorare, tieni duro". Ed è un momento particolare questo per Chukwueze, che non è, diciamo, brillante. Si vede che è un giocatore che va aiutato anche mentalmente ad inserirsi sempre di più, sempre meglio all'interno dei movimenti della squadra di Stefano Pioli, ma deve sbloccarsi. E secondo Adli, ecco, andando in soccorso del suo amico, ha detto: "Il tuo momento arriverà". Un momento invece che per Adli è già arrivato, perché ha fatto l'esordio in campionato, ha giocato due partite di fila, ha giocato anche in Champions League e secondo me è entrato anche abbastanza bene, perché appena entrato ha subito rubato un pallone agli avversari, si è proposto in fase offensiva, Yassin Adli, che quindi sta confermando di essere comunque un giocatore di buon livello e secondo me verrà coinvolto anche da mister Pioli nel turnover di Genova, perché a Genova ci sarà un turnover, a Genova ci saranno delle rotazioni ed è normale ed è giusto così, perché la squadra è anche stanca, vanno evitati gli infortuni, vanno evitati i problemi muscolari e fisici, quindi è giusto cambiare. Per la partita contro il Genoa, oggi ribadisco, il Milan non si è allenato in maniera vera e propria, ha fatto un defaticante per coloro che erano stanchi, soprattutto dopo le fatiche di Dortmund. Si possono però ipotizzare 3-4 cambi importanti, per esempio Okafor lì davanti al posto di Giroud, apparso un po' stanco, Chukwueze appunto al posto di Pulisic, anche la partita di Pulisic non è stata esaltante, Adli che ritorna dal primo minuto, la possibilità magari di vedere Florenzi al posto di Calabria. Ecco, 3-4 aggiustamenti, 3-4 cambi per la trasferta di Genoa. Ricordiamo che è l'ultima partita prima della sosta, poi dopo comincerà la sosta per le nazionali. A proposito di nazionali, sono stati convocati di nuovo i francesi, quindi Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Il povero Giroud le deve giocare tutte, è costretto a giocarle tutte anche in nazionale, ed è stato convocato con la nazionale dell'Inghilterra anche Tomori, che ha alzato di gran lunga il livello, è ritornato il Tomori che tutti conoscevamo. Detto questo, ci vediamo nella giornata di domani, un abbraccio a tutti, a presto, ciao!